Buonasera, buonasera, bentrovati amici del Fit. Guardate qui quanta gente, guardate che panico, succedono cose al momento in questo day one, essenzialmente, almeno per Fit. Su F122, per il resto, per i vari influencer, sono stati mesi fa. C'è Long che balla, intanto fa Hacker Long. Invece che Topolino Hacherino, noi abbiamo il buon di Erlong. C'è uno splendido profilo di J Sport, che poi si gira profilo alla Hitchcock, mi permette di dire, per come è rimesso, poi si gira di colpo, Devo dovremmo partire da farla. uno Esatto, splendido bravissimo. profilo, J profilo, Matteo profilo, Un mamma saluto a mia. Matteo Profilo, sempre Già Luca iniziamo Flaminio, così il nuovo anno. Elefante Flaminio nel Fit Gala quest'anno. Non siamo riusciti a replicarlo, però è sempre presente. Buonasera anche a Luca. Buonasera a voi, ci siamo, dai. Buonasera anche a Stem, che però non lo sento, lo vedo mutato. Ah no, c'è, bello, No, bello, certo rimpatri, che ci c'è. sono. Buonasera, buonasera. C'è Galliens che è di Buonasera. legge, che sta prendendo la gente per la collottola. Luigi, vieni in stanza, li stanno buttando dentro. Quindi anche i grandi nomi della Master League potremmo rivedere in pista in È questa otto perché serata. stanno arrivano robe stasera. No, a Buonasera a proposito di tutti. robe, se Luigi ci sente, volevo dire, io Fed non ce l'ho. Ditegli di mandarmi la richiesta. No, Sì, io lo dico subito. non ce Più l'ho che sta altro sfiga, ecco perché. l'ho invitato io a Fed, non so perché non sta entrando, quindi boh. Sta in prova a tempo, arriva, arriva. C'è anche Sevo che chiede di essere indicato Arriva, nella arriva. chat. Cioè, ragazzi, Quanta... c'è un remake. Raffaele, ma quanta qualità abbiamo? Beh, anche nelle grafichine, tra l'altro, aggiornate da poco, quindi poi dovremmo un attimo ristabilire gli obblighi contrattuali con Piramidea Gaming, eccetera. Tra l'altro, sono arrivati i buoni ragazzi, stanno arrivando le coppe dei campionati che si sono appena concluse, quindi sì, siamo su F122, però insomma, abbiamo sempre quel leggero lag nella vita reale per far arrivare le cose. Può capitare, però stanno arrivando e in lavorazione anche il Blu-ray, quindi al solito vi rimando al sito www.formulatrentin.com, ma questa serata è più leggera, vedo la chat bella pimpante, bella attiva, c'è anche il buon Guardians con nickname fan del cavallino, quindi se anche c'è gente in chat che non conosciamo, che vuole entrare, sono sempre tanti ogni volta che abbiamo i campionati, soprattutto su YouTube, poi ho visto nei commenti che chiedono come correre, ecco, se questa sera volete correre senza Formula Open, come vi pare, non so gli aiuti come ha impostato Luca, però questa sera veramente stanza aperta, Ma tant'è se che vediamo... proviamo alla nostra maniera, cioè proviamo al massimo della simulazione, anche perché scopriamo cose magari, ecco. Tra l'altro, in stanza, io insomma, torno a leggere nickname di un certo peso con Fizzaro, poi Farata, che è palese campione Master League 2001, già correvamo anche in quel frangente, c'è rientrato Fed, c'è Jesus Was Black, Alex Cech, insomma, come vedete la lobby è aperta, quindi anche se ci state seguendo dall'ombra, non vi palesate in chat, volete entrare, far mandare in testa a coda il buon Luca Flaminio, potete farlo, è il momento giusto per farlo, cannonando un È il po' Raul. momento Giusto giusto in per cui dobbiamo farlo. arrabbiare. Allora, scusate, faccio un appello perché io ho visto adesso gli spettatori, ho visto De Sevo, se ci segui, entra dentro perché dobbiamo creare content. Perché c'è De Sevo che ci sta No, seguendo, ma no, no, non no, no. è. Meglio di no, meglio di no, meglio di no. Guidatemi, meglio di no. Lei è abbastanza equivoco comunque con questo entra dentro lì con questi animaletti sullo sfondo. Che cosa succede? Forse è meglio di no, perché diciamo che Bon Long e Sefo sono come cane e gatto, fra poco, come Tom e Jerry, ecco. Niente, stiamo Allora, tendendo. ragazzi, visto che ci sta, dai, partiamo, altrimenti ci È sta, Giovi dai. che chiede di essere invitato. Arriva un momento, è solo che. Credo Luca che probabilmente arriveranno un sacco di persone in questa live, nel vorrei correre un po'. E No, io sarò l'unico sfigato che non correrà stasera e anche domani, fino a c'è anche dopodomani. Guardians. Sì, ma il fatto è che lui non ha il gioco, io ce l'ho ma non ci posso entrare. Appunto, quello è il problema. Io non posso fare le prove a tempo, non posso fare niente. Lui al massimo può, cioè Ok, ma almeno può almeno tu fare non hai quello. pagato per avercelo, ecco. Vabbè, l'unica Intanto differenza. Il nostro Guardians parla con l'aldilà. Io non ho sentito chi aveva risposto.
Ragazzi, okay, da lobby potete invitare il Sevo per cortesia, che si sta... Ragazzi, aiutatemi con gli inviti, perché se fate fare tutta finita. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Vorrei dire una, vorrei dire anche una cosa, cioè io vedo il buon Long e niente, guidando sulle nuvole, perché io il volante il tuo, ragazzi, non riesco a vederlo, non riesco a vederlo, io vedo praticamente le tue mani che galleggiano e muovi qualcosa, poi sparisce un po' il volante e poi riappare, strano. Sono entrati, ma, sono entrati adesso. Il Sevo è il Sevo is in the air. Aiuto. Per tutti quanti. Allora, vabbè, le gomme tanto sono quelle, ormai l'abbiamo capito. Però vedete, secondo me il gioco è predisposto per il multiplatform. Sì, avete fatto caso al dettaglio? Sì, sì. A fianco ai nomi c'è la console, che senso avrebbe se fossero tutti da PlayStation? Che speculazione pazzo, così la buttati. Ma perché c'è scritto ma perché nella c'è scritto Summer League, scusatemi, sotto? Poi la tolgo, è perché un non hanno cambiato il titolo. Perché ho una vita e quindi non è una Summer League. Perché Fit non paga abbastanza e quindi non no. Un saluto allo studio Badolato. No. Va, andiamo, vai, va là. A chi è che ha allora. Lo siamo, via. Oh mamma. Ma che cacchio? Come prima lettura non è male. Subito in ass. Non male. Aspettate ragazzi che forse abbasso un attimo il mio microfono che è forse un po' troppo alto nella... Ma che orrore la modalità spettatore, che orrore. Peggiorato. No, sì, diciamo che così. È abbastanza epilettica la situazione della colonnina della sofferenza, come la chiamerebbe Vanzini. Allora, vediamo adesso se si sente forte o no. Io... No, adesso è perfetto. Oh! Vediamo un buon Saro Frost davanti. Saro e Luca che si battagliano per il primo sì, posto. Sì, ragazzi, dopo tantissimo tempo. Ma Nico non è entrato? No. Possiamo dire? Flaminio Polpo. Attenzione che 1:30 e 143, poi ne sarà prosto dietro di pochi millesimi. Oddio, io non mi ricordo una qualifica così sostanzialmente. Oddio, ragazzi, Long a pochi decimi, quarto pilota Master League per la prossima. Signor Raffaele Hiroshi, come ha visto questa qualifica da spettatore? Un orrore essenzialmente. Tanto mi ho posizionato meglio nella schermatina, così. No, ecco, già che è andato a coprire i tempi subito, ecco fatto. Vabbè, non va nel Trax questa, quindi vi posso lasciare. È un orrore nello spostamento tra una vettura e l'altra con R1 delle due, a livello di RC intendo. Di nuovo c'è la dissolvenza a nero, quando avevano risolto gli anni passati e passavi direttamente alla vettura successiva. Inoltre, premi quadrato per aprire il menu, quello in alto a destra, per... far vedere le gomme, insomma modificare l'interfaccia, è gigante, copre e soprattutto hanno anche aumentato l'opacità, quindi non si vede nulla della vettura. Il logo in basso a sinistra, EA Sports e F122 campeggiano, tronano sullo schermo, è un personalmente è un orrore, però dai, vedremo. Cioè, io già so che dovrò montare arrivato, robe integrando gli onboard, sarà un continuo disastro e quindi già mi segno per la sofferenza in vista del Blu-ray. La colonnina della sofferenza dell'editing, più che altro. C'è una persona che è entrata. C'è una persona che è entrata in questa chiamata. Io l'ho salutato. Adesso faranno partire con gomme nuove. Teoricamente, sì. Volevo. Ah, è vero.
Volevo fare un ringraziamento speciale a Il Sevo che fino a ieri sera, grazie a lui, questo splendido risultato in qualifica. Grazie a ieri sera. Allora. Nel frattempo c'è un ragazzo in chat che ha scritto il suo nickname e quindi Sì, chiedo a chi dovere Davide. di invitarlo alla sessione. Ah, fantastico. Allora, appena finiamo questa, teniamolo caldo, eh. Comunque, partenza con Allora, gomma nuova, quindi si potrà scegliere. io mi guarderò qualche giro di partenza, cioè qualche giro di gara, e poi vi dovrò salutare perché mi hanno Bene. chiamato e devo uscire. Quindi, non è il solito Tarz che esce, anche io esco. Gomme sono calde all'inizio. Oddio, chi è quella Red Bull? Oddio. Ma no, è peggio proprio, è tutto gigante. Mannaggia. Effettivamente si vede un terzo della schermata. Ma uno sguardo alla griglia di partenza, la pole, è il plan di Luca Flaminio che ha organizzato tutta questa serata, ha scelto l'Alpine per poi puntare proprio alla pole position. Congratulazioni, dottor Flaminio. Beh, che dire, avvocato? Una prima fila. Aspetta che vado a vedere se fa porposing, aspetta, arrivo sul dritto, vado a Una verificare, prima fila aspetta. condivisa con Saro Prost, e però parte con la gomma media, così come J-Sport e DR Long, qui palese scelta di J-Sport e Saro di copiare un pilota esperto come DR Long, tra l'altro a bordo della Ferrari. Long, aspetti che la inquadro un attimo, che ci sono un po' di giri da fare. Aspetti, 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 che fatica, troppe cose, troppe Grazie a me, non mi hanno copiato, adesso Saltelli, andremo in c'è del tribunale. porposing, dottor Long, saltelli. Aspetti, perché Tanto non si adesso vede il poi tuo si... adesso, si vede solo la sua webcam. Oh, bravissimo. Palese qui, Matteo, qui l'analisi, qui bisogna risolvere. Devono Cosa lavorare stai questi qua. facendo? Cosa stai facendo? Andiamo a Perché stai saltellando? posizionare! Ma hai messo immersivo il giro di formazione? Oh, Ah, porca! io non ho mai fatto sta cosa, aiuto! Allora, Piano. dovete andare piano a un metro e mezzo che Dove avrei andare detto. piano? Frenare! Jay sta in curva 1, dove è andato Jay? Frenare! Ho Oddio! sbagliato il posizionamento! Ma eri già in curva 1 praticamente. Raga, io sono passato direttamente in terza fila col Ma già posizionamento. perfetto, è la prima volta che lo faccio. Anche Andrea. Intanto, oh ragazzi, intanto Giovi. Ma no! Vabbè, I intanto campionati ragazzi, Giovi saranno ti scrive. divertentissimi Intanto comunque. Giovi Io vorrei farvi dalla notare che sala. solamente Attenzione, c'è Luca. Fisichella che ha sbagliato casa. Fisichella così in mezzo alla griglia. Io vorrei farvi notare come Luca e Saro sono gli unici due a aver posizionato correttamente la macchina, tutto il Brutta resto, tutti esperienza. indietro. Sui motori! No, non è vero, con calma, con molta calma. Quanti esplodono in curva 1? Quanto è bella l'Alfa Tauri DJ? Non ne ho idea, aspetta che voglio vedere. Ma c'è il ghosting, dietro sono diventati fantasmi. Ok. Sì. Ah, ok. Sì. E allora, Long, lanciati, che fai la traiettoria per cercare di evitare i colpi? Si lanci, dottore! Attenzione! Oddio, dietro. Mamma mia! Oh! Wow, Carlo, Wow, Jay in testa Bolt! coda, è già un colpo di scena non da poco. Incredibile colpo di scena! Mi Io deludi, vorrei Jay! far notare alla direzione gara che sono stato girato da Saro Prost. No, ti sei era raddoppiato da solo. svanito, Jay! Ti sei girato da Ah, solo, si è visto qualcuno in va diretta. girato! Ti sei girato da solo. Hai smanito, ma insomma, c'è Kimi Räikkönen in seconda posizione. Luca Flaminio che scappa via. Ma Luca, dai, mannaggia. Ha provato la beta, l'hai vista? Chi No, è primo? falso, falsissimo. Ma è Luca primo? Sì. Sì. La miseria, è Un uno punto di strafone. frenata. Sì, vabbè, ma non vale, ragazzi. Luca è allenato, ci ha fatto 30.000 giri su sta pista. Ma non è vero. Eh no, non è Falso. vero. Non è vero. Hai girato prima in prova libera, hai girato poi qualifica, hai fatto anche un po' di giri Comunque, su cosa, sai onestamente mi sta come. piacendo il gioco.
divertente da guidare. Io continuo a dire che non vedo questa grande criticità che dicono tutti sulla trazione, No, io sì, onestamente col padre rispetto all'anno scorso sì. Io da quel che ho capito si gira troppo veloce rispetto alla realtà, ma sì, di tanto, almeno 6 secondi. Sì, sì. Leclerc ha fatto la pole in carriera in 28 medio, in realtà 30 medio. Come ha fatto a rompere dalla Fed se c'è il ghosting? Come? Non lo so. Ha rotta da solo? Ma contro cosa? C'è il ghosting, le barriere sono lontane. Ma siamo sicuri, sicuri che ci sia il ghosting e non siano le vetture? Secondo me sono le vetture delle persone crashate, o che pure sono, secondo me sì, perché vediamo un po' di bagarre. Dai Matteo, spingi su, forza, sei anche vice campione sport, dai. Beh, insomma, da ultimo a sesto in un giro. Chiedono dalla chat, chiedono dalla chat se devono mandare l'amicizia per poter entrare in stanza. Non credo, chiedo conferma a voi. No, è aperta la stanza. Poi la stanza è aperta, trovate me come host, Fit Flaminio. Mamma mia, il Sevo, signori, che sorpassi che sta facendo. Beh, un Ice Manito che è già pronto per la pre-season comunque. Certo, non tiene il ritmo di un Luca Flaminio scatenato, però. Ama la rossa, no? Qui. Saru, intanto che già cominciamo ad intraversare, un classico. Long aggrappato al trenino master. Ah no, Saru è box. 5 secondi pure. Maggia i sandali. Sarà curioso cercare di capire l'effetto del trenino, se sarà pesante come l'anno scorso o un po' affievolito. La Williams, io non ricordo se nella realtà è davvero così tanto nera, ma in gioco ancora di più, pur di non verniciarla. Non mi sembra così. Di vernice ne hanno levata tanta. Forse è effetto luce. Credo sia così. Il fatto è che non credo ci sia l'effetto carbonio, ma credo che sul gioco abbiano messo vernice nera. Adesso non so se riesco a vedere alla perfezione, ma non sembra l'effetto del carbonio. È nero. Oddio, in basso a sinistra, qui sull'airscope, dove c'è il poggio destro del pilota, da live, dove c'è anche lo sponsor Onibe, sembra del carbonio, però poi, insomma, con la luce non aiuta benissimo. Sembra del simil carbonio, almeno nella texture, poi. Mamma mia, la bianca quanto cavolo... È smanito la gomma fredda, è divertente quest'anno. Sì, no, ma a parte confermo, gomma fredda micidiale. Saranno tante safety car. C'è presente camminare su una buccia di banana, uguale, identico. Un giro on board con Luca Flaminio. Luca, commentacelo. Guida i segreti del tracciato da parte di esatto, vai. Segreti del tracciato: si stacca poco prima dei 100 metri. Si scende in seconda a cercare la corda di curva 1. Occhio al corpo perché si salta tanto. Qua si può tagliare un po', ma bisogna parzializzare. Poi giù tutto il gas ad aprire un po' di hertz per avere un po' di slancio verso curva 4. Stacchiamo dall'ottava alla quarta. Se non basta, terza. Ci tuffiamo dentro, parzializziamo, via di quarta, un po' di posteriore perché la gomma ci sta iniziando ad abbandonare. Poi ancora quinta, cerchiamo la corda, richiamiamo la vettura, occhio qua a parzializzare che eravamo un po' troppo interni, occhio al corpo e via. Frenata in discesa, seconda, cercare anche terza, adesso che sto vedendo che non va niente male. Poi via, in uscita, 9-10, quest'anno non difficilissima perché non è facile bloccare. Cerchiamo facilmente la corda con la terza e la trazione, devo dire, è davvero un piacere. Potrebbe anche essere che semplicemente non ho ancora trovato davvero il limite io, la trazione invece sarà molto più difficile. Quinta marcia, cerchiamo un attimo la corda qui e via. Andiamo a prendere l'esterno, giù di gas fin quando il posteriore ci garantisce la possibilità di avere aderenza. Ancora, quarta marcia, prendiamo la corda, quinta per avere un po' più di trazione, via. Giù tutto con una gomma rossa che sta tenendo ancora molto bene. Arriviamo a mettere l'ottava per poi staccare poco dopo i 100 metri. Cartellone, quarta marcia, prendiamo la corda, non tocchiamo il cordolo per non saltare, parzializziamo per non farci trovare in inganno e torniamo sul rettilineo del traguardo per un giro in 32 basso, sì, 32-3, non lontano dal record 31-9, quindi la gomma tiene ancora bene dopo 5 giri di 14.
così Luca Flaminio, Top Gun Lab. No, vabbè. J-Sport intanto che mette nel mirino Alex Cenchi, una prova importante. Quanto è bella l'Alfa Tauri, almeno con tutto questo bianco nella notte risalta molto, quindi tra le vetture è luminosa, fa piacere, ondeggia Alex Cenchi in vita, il pilota Alfa Tauri alla staccata dall'esterno. Occhio che Jay che si era rilanciato, ma molto bravo caro Jacopo Rocchieta anche nel lasciare spazio. Matteo Profilo zitto zitto in sesta posizione, zona di DRS anche per lui, è un DR long al momento in seconda, che così come Luca Flaminio è scattato con la gomma media, giro 5 di 14 in corso di svolgimento. Ah, lei è con la soft, giusto, media. Allora abbiamo long, Shumi che, vabbè, una cosa serena, ha guadagnato 17 posizioni Shumi Legend, va bene. Ma qui che cacchio succede? Tu da 6 decimi, un de... Ah no, questi credo siano delle vetture crashate, perché c'è un trenino. La fantomatica tira da 6 ruote, deve stare zitta in questa situazione, perché abbiamo 2, 4, 5 vetture essenzialmente compenetrate. No, niente, proprio lo scompare il logo in basso a sinistra. Cercavo qualche modalità per far spazio, quindi in tutto ciò. Chi è, che è vero che sta guidando? Fede dovrebbe essere lui. Quindicesimo e si è fermato. Anche Saro. Cagliai c'è. Gomma sta iniziando a mollare. Tra l'altro, bello, Cagliaic era entrato in zona... Oh, si è girato Saro appena davanti a Cagliaic. Dicevo, Cagliaic è entrato in zona di DRS, ha potuto utilizzare il DRS, gli si è attivato il beep, l'ho sentito io. Quindi, ok, è davvero immersiva questa modalità spettatore. No, Saro fuori, perché? Che è successo? Credo un rage quit si è girato e poi... Oppure ha impattato pesantemente dalla posteriore. Ne dubito. Allora, signori, io proviamo vi saluto... il pit stop a questo giro, vediamo un po'. Voglio vedere prima il pit stop e poi vi saluto, che devo uscire. Ragazzi, per far entrare le persone, appunto, dovrebbe esserci una lista di persone, una lista di sessioni, giusto? Nelle amichevoli. Sì, sì, nelle sessioni in amichevoli c'è. Cercate la stanza con Fit Flaminio Host e siamo tutti qui. L'ingresso è libero. Guarda Long che spedisce fuori dal secondo Shumi. Comunque ho notato che c'è un bug, ovvero durante la gara non si vedono se gli intertempi sono verdi, rossi, quanto stai perdendo, quindi questo dovranno sistemarlo perché vedo solo il tempo a fine giro. E Flaminio box 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 box. Box in Alpine. Ah, tardi. Hanno iniziato dopo, infatti, a fare la sosta. Almeno dalla sì, visuale sì, spettatore. Sì. Ecco. Sì, sì, no, no. 3 secondi. Beh, non è tanto. Diciamo che ai box, secondo me, ti puoi giocare un secondino e mezzo. E quindi è un long sulla quale aumenta la pressione, poiché adesso gomma fredda per Luca Flaminio nel portarla in temperatura. Un long che allunga adesso, e poi il passaggio alla esce... soft. Adesso esce una safety car, gomma soft primo e se ne va. Subito apro il pannello delle gomme per vedere quanto ci vuole. Signori, io vi saluto, buon proseguimento e buon divertimento. Arrivato. Ciao ciao. Arigato. Arigato. Arigatoni. dura, eh? Un seguo infatti che con la gomma morbida usurata, 6 giri, tiene botta. Eccola. Devo dire che è andata in temperatura adesso. Oh! Mannaggia.
Che è successo? Safety car. Ah, non esce. C'è bandiera gialla settore 1, 2, 3, ma non è scritta safety car nel virtual. Qui Long batte i pugni. Qui Long va in testa. Ah, mi ha fatto superare perché sono passati già altri. Infatti la safety car era un po' indecisa. Sì, il gioco fa vedere bandiera gialla in tutti e tre i settori, ma non indica se è uscita la vettura di sicurezza oppure no. Non so se volete prendere il codice stanza per la segnalazione, magari lo mettiamo sul forum. Io non vedo il codice. Diciamo. Su pausa c'è il codice alfanumerico in basso a destra, okay. Ok, almeno si è visto anche in live. E dopo segniamo. Non so se sia un problema di stanza oppure se sia un problema generale. Non ho ancora fatto ovviamente sessioni oltre. Vediamo che succede quando scendo col Delta. No, ho fatto crashare il gioco. No! Oh no, è successo di nuovo. Appena ho cliccato su personalizza su schermo. Segnala. Vabbè, con calma, ci hai preso in safety car, quindi 2-2 crashato il gioco. No, anche a te? Sì, mentre stavo entrando in box. Guarda il ruota. Datemela qualche ruotata, magari saltano i copricerchi. E io basito, ho messo i cerchi più belli del mondo, 18 pollici a stella, sono fantastici, li copri, ma e va. E niente, questa prima gara si conclude con un crash. Ed eri primo. No, ero finivo quarto dietro a Shumi Legend prima della safety car. Cioè, crashando mi ha addirittura scollegato dal profilo EA. Bene. Cioè, insomma, quest'anno se crash rientri dopo 20 giri, però tutti. Sì, qui potete vedere l'hangar dove vive il mio pilota, non miliardi, eppure comprarsi una villetta faceva schifo, preferisco no. Comunque il gioco viva l'IKEA sembrava... praticamente. Comunque ribadisco che il gioco comunque è abbastanza divertente da guidare, è divertente. Ma riesci a rientrare, Jacopo? Adesso provo. Siamo qua per testare tutto. Esatto, e grazie a tutti ovviamente per follow, attività eccetera. Appena finita la gara, se siete interessati ad entrare, magari riscrivete il vostro nickname, così cerchiamo anche di invitarvi. Se riuscite, comunque... entrate qui. Però, e comunque se vogliono fare domande anche sul gioco, sul pareri, su qualsiasi cosa, noi siamo qua a rispondere. Ma poi c'è il forum Godomaster sulla quale possono scrivere e non venire... No, non lo dico, non venire. No. Lasciamo perdere dagli stessi sviluppatori. È stato bellissimo, tutti quanti. Ma la beta quest'anno, ma la beta. Sì, in settimana arriva, ma il gioco esce domani. Fidati, in settimana arriva. Ok, certo. Sente, fidati a me, amico mio, fatti i cazzi tuoi. Perfetto, grazie, grazie. Amico. Ah, tra l'altro il menu spettatore non fa invitare. Oppure forse perché sono crashato. Riproviamo a fare la cosa che volevo fare prima. Vediamo se crasha sempre. Ok, io sono rientrato. No, a me non fa invitare. No, niente, crasha sempre. Quindi... la premo su personalizzo su schermo. Mannaggia. Tra l'altro adesso io, non Luca... è neanche... Io, Luca, sono rientrato invece. Ok, vedi se riesci a prendere il controllo. Tra l'altro quando è rientrato... Hiroshi non si è neanche vista la bandiera gialla, cioè era come se fosse una gara normale, chiaramente c'era la safety car davanti a tutti. Vorrei quindi evidentemente piangere. È un problema grafico. Anzi no, vorrei piangere, marito. Marito. Ah,
cioè io non so, cioè, io ero iBox, com'è possibile che so primo? Perché è uscita la safety car quando sei entrato. E comunque ho preso il controllo della vettura, signori. Aspetta, ti vedo con... E non ha fatto neanche lo scattino di lag, eh? Quindi con la presa di controllo è andata benissimo. Scaldare ste gomme medie è un inferno. Allora, so te Luca, ma io ce l'ho a 69 gradi. No, tu peggio di me. Cioè io mi sto impegnando, non ancora arrivano proprio in finestra perfetta. Credo rientrerà la safety adesso. Eccola qui, perfetta. Oh mamma, io devo fare la ripartenza. Oh mamma. Una cosa buona è che l'invito è sempre valido. Ne basta uno e è sempre valido, a quanto pare. Ok. Non riesco a scaldare ste gomme. Ma che bello, è arrivato anche Shumi con la webcam. Non ci sente, ma buonasera Shumi. Guardate la concentrazione. No, ma rallentato. Una delle più belle ripartenze della mia vita. E noi ce la siamo persa. Perché non... 2 minuti di caricamento. Oh, lotta. Oh. Guarda Long che si insinua. E anche Shumi. Pazzi scravati. Wow. Carlo. Ma insomma, quindi Luca da primo a quarto gruppo in carogne. Sì. Io non ci devo stare in questa posizione. Come sono finito qui? Cos'è questo posto? Tanto siamo che è andato ai box, non so perché adesso. Oh. Perché magari ci chiarirà. Ma l'ho tamponato? Accompagna, indica l'esterno. Più che accompagna non ho più la gomma. Allora io mi tolgo, non mi rompete le scatole, grazie. Comunque alcuni volanti sono piccolissimi, quanto brutti. Almeno rispetto alla Lamborghini. Oh, se la Mercedes ha una forma più normale. L'Alpine è orribile, sembra un pacco. Mi spiace Luca, però. Ok, si è scaldata la gomma. Adesso siamo in finestra almeno. Ah, io sono in camera. Guarda che bella l'ass, tutta bianca con le bandiere irlandesi. Anzi, norvegese. E una cosa che mi piace è il fatto che riesci a... finalmente a portare la macchina dentro rallentando in terza e avendo doppia, cosa che negli altri giochi difficilmente avevi. Esci, si short shift? No, di terza c'è un'ottima trazione secondo me già. Tipo qui quarta, già se metto giù con la quarta gas c'è. È bello percepire il momento in cui la macchina ha la velocità perché che ti fa capire che sta entrando, cioè che hai raggiunto la velocità minima per riuscire a imboccare. È un Long che studia. Thank you.
difende alle rosse, ecco perché sta arrembando molto fatto caldo. Una è Luca Flaminio pressato. La ricarica è davvero poca, eh. Sì, l'ho notato anch'io. Batteria va usata con una parsimonia enorme. Beh, giro record. Scappa, dottore, scappa. Sì, caspaglia dalla trazione show. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Abbastanza cannone qui, Fed. Oh! No! Come... ma girata dal nulla, tipo la Clark in prova libera. Possibile cannonata di Fed all'ultima curva. Occhio. In tutto questo Flaminio è ancora quinto nonostante la safety car. Ma che lord qui. Volata tra le ass. Ok, chiudiamo con 13 millesimi con Sciumi davanti a Fed. È un long che si allunga. Guardalo come festeggia. Vai, Sciumi è contrariato. No, 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 no. Potevo rimanere offeso. Ma brutto, 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 eh? No, grazie, ho sbloccato un trofeo, bello spettacolo, bene, grazie. Oh, ho sbloccato un trofeo anch'io, podio. Oh. Hai sbloccato un messaggio da Marti 17, benvenuto in Master League. No, beh, io... no. Ma? Ma figo. Mamma. Il podio all'inizio. Comunque... ah, io sono ancora in caricamento. Comunque. Vorrei vedere anch'io il podio. Ah, figo, sì. Vabbè. Ok, si calmi, così. Anche meno, magari, anche meno. È molto dura la quest'anno, Ma c'è anche la gente fuori. Guarda. Oh, qualche cosa l'hanno cambiata, questo bisogna dire. Quadratemi Pinotto, no, questa gente. Basta, raba, voglio Pinotto. Ce l'hanno i modelli, l'hanno messo un breaking point l'anno scorso. Abbiamo capito. Sono scomparsi i meccanici da sotto il podio, però okay. guarda Sciumi che c'è tutto sfasciato. Questo è dal primo giro, La miseria. Vedi? Come si guidava malissimo o sopravvivevi? No, in realtà sopravvivevo. Vabbè. Buona notizia per tutti questa, che l'anno scorso era un disastro. Ma il Sevo, quanto è arrivato? Dietro di me. 17esimo, ma non so se è lui che è arrivato oppure a una certa ha messo in pausa e ha mandato... Credo se ne sia andato. Allora, dalla chat c'era chi voleva entrare, allora andiamo a recuperare. Cominciamo la sfilza degli inviti. Io credo che a questo punto un bel Miami si potrebbe pure fare. Sai che è una persona saggia? Decide il vincitore. Messico. No, Messico. Messico abbiamo girato ieri io e Luca
Diciamo che è una pista che, se dobbiamo vedere, non è che l'hanno fatta proprio bene. Ma no, dovrebbe essere stata leggermente modificata a Imola. Andiamo a Imola? Che dite? Ma leggermente, forse noi magari dallo spettatore noi non vediamo nulla, magari voi guidandola. Neanche io ce l'ho. Abilita lista piloti, che cos'è? Ah, ecco. Ti fa vedere il salotto al completo, ecco. Ma guarda quanto è fiero Jay con gli occhialini. No, chi è questa gente? Ma si muovono insieme. Ma sono bravissimi, ma guardali. Perfettamente. Abbiamo studiato. No, no, stavo invitato Nico Fiore prima. Lo reinvito. Ah, niente, comunque è stata una gara interessante alla fine, per essere la prima lobby, diciamo, con un po' di cose. Le gomme possono diventare un bel cruccio, da quanto ho visto. Rappa. Diga. C'era da invitare quel ragazzo OFF, mi pare. Lo vado a recuperare. Sì. OFF _ Kraxen. Con due. Allora, aspetta. OFF _ Kraxel. Draxler. Ce l'ho. Arrivato. Ma Rafa? Dica. Ammiccate. Prendi il setup di Imola dalla pagina di Instagram. È finito il campionato, Andrea. Basta. Non... quella sofferenza. Non... tra l'altro. Eccolo, è arrivato Kraxel. Eccolo. Ma io ho reinvitato Nico, non so se arriva. Mi sa che ci vorrà ancora un po', Mi sa che ci vorrà ancora un'oretta buona, mi sa, prima che arrivo. No problema, allora andiamo così. Luigi, te che stai vedendo da parte esterna, prime impressioni, che non hai ancora toccato il gioco, te che sei sempre abbastanza diretto. Impressioni buone, dai, cioè mi sembra abbastanza solido, poi vedo un bel long in forma, insomma, quindi non voglio gufarla, ma insomma, un long da master. Porca. Il risultato parla chiaro, eh? Sì. No, lo vedo abbastanza buono. Poi ecco, mi piace il fatto che all'uscita dai box le gomme siano fredde, quindi vedi che ho visto, mi sembra, prima Rosario che era andato appena uscito dai box, quindi insomma l'impatto non è uno dei più semplici, dei più immediati. Però non so, ditemi voi come vi sembra, perché da fuori è stata divertente magari. Io spero che non lo rovinano con una patch. Lo spero con tutto il cuore. Ma la vedete la mia webcam? Sì. Cioè, adesso stiamo vedendo il G29. No, perché non vedevo più. Ok, perfetto. Adesso si vede il G29, abbandona sessione. Adesso vediamo un pad e un succo di frutta all'albicocca. Bene, perfetto. Sì, però giri la webcam. Lo so. Adesso... vuole fare di frutta? C'è del masochismo in chat, intanto reclamano il danno simulazione, oppure è un gioco completamente impazzito. Cosa... non è bastato. Io reclamo anche una... sì? Perfetto. Io reclamo anche una gara bella full wet, giusto per assaporare le condizioni di... tu sei fuori di testa. Cioè, è dinamico, quindi forte di Dio. Chi è che urla qui dentro e devo mutare gente? Allora, Luca, bannane uno, buttane fuori uno. Che non riesce a entrare Giovi, buttane fuori uno. No, siamo partiti. No, dai, Giovi è mezz'ora che sta aspettando. No, rifacciamo la stanza. Giusto. Non me ne importa una. Norma 15.4 del regolamento. No, se Giovi non riesce a entrare. Voleva uscire il sevo, non si fa così. Non si fa per niente così. Non sa nemmeno dove girare. Dategli una mano a questo povero uomo. Vediamo che succede se crasha Lost. Ma che bene, le campagne, buono niente. Ma aspetta, chi è crashato? Che doveva rientrare?
No, 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 è Giovi, ma mo rifaccio la stanza così entriamo prima su, prima noi. Boh, perché a me Giovi, a me Giovi mi dava in stanza. No, la, l'amico ma... di Giovi, difatti. Ah, ma ah, l'amico di Giovi. Vabbè, non ho problema. Ma perché si rifà la stanza? È perché mi hanno detto che mancava qualcuno e sono uscito. Ma... C'era la porta aperta e sono entrato. Se la porta era chiusa non entravo. Allora, ma tra l'altro anche a voi su YouTube stanno uscendo tutti insieme i video di Zelig e di Oriano Ferrari. Ma? Vi prego, io ho la home invasa completamente, nonostante siano stati creati 8 anni fa. Mi mancava. Sinceramente al momento no, poi in futuro chissà. Io perché ho cliccato su un articolo dove diceva che era separato e quindi viveva in macchina, aveva perso tutta la ricchezza, eccetera, eccetera. E quindi poi YouTube invaso completamente. E sono meravigliosi. Lo faccio vedere io! Una vera Ferrari! Io a Imola e arriva. Eravamo a Maranello che studiavamo con mezzi sofisticatissimi come essiccare le lasagne. La sfoglia per le lasagne. Questa è cultura, gente, cultura! Eccoci qua. King Booba è un nickname da uomo esperto, ecco, no? Allora, ho fatto la prova di vedere se da una stanza all'altra entravo da Luca, vediamo un po'. Oh, bellissima la McLaren. Ma io non me la ricordo così nera, però dallo bordo. No, è splendida. Sì, la vignetta arancione sulla lettera, no, è bellissima. Insieme ad Alfa Tauri per ora quella che preferisco. Dallo bordo, ecco. Poi esternamente finché non tolgono i copricerchi. Forse no. Più tricky la chicane. La Giove è decollato sui cordoli. È appena sceso, l'ha subito perso. Tanto Long si concentra. Long cerca di guadagnare. Long cerca di guadagnare qualsiasi vantaggio. Chilometri su chilometri in prima posizione. Io non vorrei dire, ma Long è candidato serio come vincitore della Master League perché è in formissimo. No, ma infatti direttamente la coppa che dovrebbe arrivare a Matthew cambiamo l'indirizzo di consegna, lo mandiamo direttamente a Andrea. Sì, pazzesco, è una cosa pazzesca. Voglio rompere il gioco, partecipo alla sessione di Luca senza chiudere il gioco, senza abbandonare, vediamo. L'ho fatto anch'io. L'ho fatto anch'io, Rafu, e per ora è andato tutto bene, quindi. O esce il modello 3D di Brandon Lee e dice no, per favore, smettila che fa no col ditino. Non ricordo in quale situazione era caduto per... Non so se in quale era finale. la prima edizione mi sembra degli sports. Sì. Non ricordo se era la prima, perché già stava in Mercedes. La prima. Ma la prima però correvano ognuno per se stesso. Sì. Lì invece c'aveva la magliettina Mercedes, quindi credo sia almeno la seconda. Era una magliettina Mercedes? La ricordo una Apollo, la magliettina, la t-shirt nera. Però è capace che era quella invece nera eSports. Sì, quella nera, rosso e oro. Che io spero che a questi piloti ne abbiano date una ventina oppure... Vabbè, perché ho visto... Ma di Giovi chi indossate era? Per settimane queste maglie. Chi era l'amico di Giovi? È entrato e Cesco, dice. Perfetto, vamos allora. Unlucky Cesco, dispiace per lui, non è un buon inizio. E no, perché non ho il giardino. Quest'altro è il rumore prima di un ictus. È un ictus praticamente, cosa? Un infarto. A me mi vedete, vero? Sì. Sì. Vediamo. Perfetto. No, perché non ho la mia... Manca il sebo! Redaglie. Taglio Sass, McKenzie. Non di tempo. Abbiamo scoperto che a Long, se gli manca il sebo, non può più fare le gare.
Ma perché gli tira la scia? C'è il gol. In realtà sto facendo correre lui smart working e quindi la sdraio. La storica sdraio. Ok. Ma non ce la faremo. È la canzone, no? Non è che sto facendo cose strane, la canzone che fa così. No, no, io l'ho tolta insieme mai. Che il copyright ci chiuda la vita. Pensi di no, però il fatto che non c'è il pulsante, così come nella maggior parte dei giochi di ultima generazione, modalità streamer, il fatto che non c'è su F1 22, secondo me ci han fregato. O almeno han fregato gli streamer, poi insomma, no. Oddio, Taramax, per un momento ha letto Tramax. Tramon. Tramon. Devo dire che le stanze sono già abbastanza piene per essere l'accesso anticipato, quindi la gente i soldi l'ha cacciati. Ma 10 euro in più era, mi pare. Oppure semplicemente l'abbonamento Gay Play ha funzionato loro. Okay, sì, però sono tutti da PlayStation per ora. Eh sì, perché non è ancora attivo il cross platform. Però il fatto, ripeto, torna al discorso che facevamo prima, il fatto che ci sia indicata la console vuol dire che... No, infatti questa cosa... dell'Xbox Pass, la iPlay, eccetera, insomma, quello che è tutto integrato nell'abbonamento, no, Microsoft è già premuto, mannaggia. Il setup deve caricare, attenzione. L'ho premuto io. Qui saltano gli altarini. E tra l'altro la Tevaria ha portato le nuove patie, la Tevaria. Buonasera Taglio Sass, sì, è aperta a tutti la gara, grazie ancora Ale in chat. Mamma, fan del cavallino per l'organizzazione. Guardalo come scuscia in classifica, non lo riesco a prendere, vieni qui cretino. Allora Mamma, che pesantissima da buttare dentro l'acqua minerale. Tra l'altro noto che appena esce un giocatore ne entra subito un altro, quindi c'è tanta gente che sta giocando. Sì. O è sempre la stessa persona con due profili e dice no, questo non funziona, allora vado con quello. No, ho beccato Taglio all'ultima curva. No! Disastro! E poi si sente che... perché sono tutti cambi di direzione rapidi, minchia, si sente che... No, E chi lo dice che parto sedicesimo? Cioè, guarda la marea di... guardate la marea di squalifiche che ci sono in classifica. Oh, scusate, ma l'Archicesco qua lo chiamiamo? Cioè, Giovi, porti gente, per favore, cioè, scusate. Ha fatto un tempone. Beh, io come la prima volta che gioco ho fatto un giro di cacca, però insomma, ieri in zona Raxel, cosa dobbiamo mettere? Oddio, all'Aki Cesco mi sa che ha fatto un bel tempo. Luca, magari dopo attiva la traiettoria ideale, tanto non è campionato. Parla degli aiuti. Vabbè, ma almeno la traiettoria ideale, almeno non cannonano nessuno, cioè uno riesce a guidare. Perché comunque, è una trazione senza è più divertente, però almeno la traiettoria più o meno.
Comunque Raffaele, comunque Long, nonostante un giro sbagliato e abbia preso 10 secondi, parte comunque settimo, sintomo che comunque il ragazzo ne ha. Ma lui sta già pensando alla future race, perché qui si fa la sprint e poi la future, quindi già sa, ok, dopo la griglia invertita fai punti dopo, lui già sa, mica, no? Lui Sta già già qua, guarda. sa. Via. Io ragazzi parto con gomme hard, giusto per capire un po' le differenze. Tanto più indietro del sedicesimo, dove... Questa volta però la Piazzola prendila, eh. Ah, non lo so, eh. Ok. Ragazzi, mi raccomando, le piazzole. Fit. Tra l'altro, non so se qualcuno abbia voglia di fare questo esperimento, se metti in pausa, come ti fa partire? Ah, Dal boh. momento del... Sarebbe interessante capirlo. Ci sono Credo ti faccia difficoltà a partire lasciare chiesto. la griglia. Vabbè. Effetto termocoperta si vede, eh? Al giro di ricognizione si vede. Io mi metto subito in marcatura di Dottor Long, signore, mi sono messo dietro. Tra l'altro abbiamo tutte e due l'Alfa Romeo, adesso l'ho scoperto. Ma Quindi devo dire, Dottor qua la Long è gomma ha Long, addirittura Dottor temperature pareghe. Long. Quanti lo completeranno questo giro di formazione? 8, 9. Quanti? Completeranno questo giro di formazione in 8, in 9. È un continuo. Ma Allora, guarda lì la sono chicane che si prende. Ecco l'Andrino come fuori. Ma una domanda dalla chat. Iata, sì, non ne sono sicuro, non è parecchio che non compro da Steam. Perfetta. Anch'io Ho sinceramente non so niente. risbagliato il parcheggio. Sta piazzola del Ah, se ti cavolo. fermi a meno di un metro, mi sono fermato a 0607 e me l'ha data buona, perfetta. Ecco, che disastro. C'è del caos. Comunque sì, stanza piena, ma almeno 5 sono crashati, cioè hanno proprio abbandonato. Cosa che hanno visto gli aiuti. Superare è difficile stanno, secondo me. Non è che ne abbiamo fatti così tanti l'anno scorso, avevo dei sorpassi. Cioè, tutti i DRS.
Tanto bello lo sponsor McLaren Arsura, visto il clima. Secondo me Matteo si è girato perché ha provato ad accelerare come l'anno scorso e gli è partita via. Com'è la Villeneuve? Si sente il carico di più rispetto all'anno scorso? Nel medio veloce si sente il carico del fondo, nel lento e nel cambio di direzione si vede che la macchina è pesante. Sì, River, devi guidare tu fino agli ultimi metri, cioè così come per l'ingresso in pit lane nella piazzola, c'è un rettangolino, una grafica in sovraimpressione che più ti avvicini più diventa verde e poi viola, e devi fermarti nel punto preciso. Non è un automatico, non so alcuni campionati se verrà messo o meno, a meno di che non ci siano problemi, mi auguro che sia possibile, ecco, che sia consentito anche dal regolamento il farci guidare noi fino alla piazzola. Anche perché se fai danni, se vai lungo, se tamponi qualcuno, comunque il gioco ti rimposta e ti fa partire leggermente più indietro, quindi non fai danni al prossimo. Forse. Bella, ma se puoi avere l'accesso anticipato con la Standard Edition. Sì, infatti campione, ne parlavo anche prima, sia con l'accesso ovviamente registrato sui Play, ma anche poi nel pass Microsoft, insomma, quello legato a Xbox, avercelo lì nel gioco al day one essenzialmente. Safety car! Oh, e di nuovo a noi non appare comunque. Detriti. Comunque, per rispondere a campione, ci sono anche dei problemi. Ad esempio, io purtroppo sto avendo dei problemi, nonostante abbia EA Play, non riesco ad avere l'accesso anticipato. E quindi toccherà a me e a chi come me sta avendo problemi aspettare il primo di luglio, purtroppo. Alla chi cesto va forte comunque. Tra le altre cosa, non ho visto bene cosa è successo, però una safety car abbastanza generosa, o comunque non ci sono stati ritiri. Detriti, sì, l'ingegnere ha detto detriti. L'Aston Martin come safety car è troppo lenta. Is that Hamilton? No, McKenzie girato sotto safety car. McKenny, quello della Juve. Ancora una volta un long che pianifica, costruisce, mette da parte. Adesso faccio l'inganno della catreca ad Unlucky Cesco. Doc, prossimo giro affiancati alla safety car qui alla chicane. O ti butta in tribuna. No, no, all'interno quando io entro poi nella chicane. Ah, okay. Le fa l'onda lunga, magari taglia, fa cose. Mamma mia, ho una paura di sto stint con la hard. Come va con la temperatura, Luca? Però
sono calde perché gli ho fatto, ho cercato di portare temperatura quando potevo andare veloce. Ora voglio vedere dietro la safety. Cioè sono calde, caldine, eh? Cioè sono verdi ma sono borderline. Guarda Luca, nei primi tre giri con la hard non era però malissimo. No, la gomma non è male, ha paura più della temperatura. Mi è capitato un bug dell'audio io in questo momento, sento molto tipo taglia erba. Oh mamma. Che fa tipo... con le safety car o due su due napiate. Tra l'altro non lo digerisce per ora il gioco, almeno in trazione. Dai, andate su di temperatura belle, dai, non mi abbandonate. Madonna Long, aiuto. Lavoro di Sciumi all'esterno alla Gresini, la madonna. Gioco. Mi sa che è crashato di nuovo. E niente. Virtual. Io direi che dalla prossima stare sta safety car se può anche levare. Abbiamo visto che funziona. Ci siamo dalla regia adesso, vedi virtual? No, io mi sono incagliato quando siete entrati alla prima variante. Ma si è proprio bloccato il gioco e nemmeno crash. Non riesco a chiuderlo. Oh mamma. E fa fatica anche a chiudere l'applicazione. Ok, perfetto. Console compromessa. Oh, che succede? Schermo nero. Death Ring. Aspetta un po'. Fai conto che ti abbiamo visto uscire adesso noi. Si è verificato un errore nel software di sistema, cioè direttamente della console. Complimenti a F122 per aver attaccato direttamente il software. Aggiorna software di sistema. Ma ok.
c'è fantasia, c'è estro creativo ogni anno nella creazione di bug. Vabbè. Ciao Luigi, buonasera. Alla prossima. Sciumi con la morbida, che gli faccio, racconto le barzellette. Da me che vuoi, ti posso cantare la canzone. No, non ne ha. No, Long! Colpo di scena! Long, in casa, si gira! Ah. No, e niente, mi sono girato anch'io proprio lì. Alfa, Ma te la sei tirata. Ops, non ho visto il cartello degli 80. Ho provato a continuare, ma mi si è rotta l'ala posteriore nel contatto e niente, è morta. Non avevo più grip nella trazione, morta subito la macchina. C'è da lavorare, comunque le gomme fanno tanta differenza, ragazzi, cioè si sente proprio. Sì. Provato tutte e tre le mescole, si sente il grado di differenza tra una mescola e l'altra, ma anche di parecchio in alcuni momenti. Ma infatti quello lo stavo notando anche io, perché nel caso mi sto uccidendo. È uscita safety o virtual? Perché qua chiaramente non...
tra l'altro. E vabbè ragazzi, io vi saluto perché domani sveglia presto, quindi saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e ci becchiamo nei prossimi appuntamenti. Va bene Jacopo. Buon ciao notte. Ragazzi. Ciao. Ciao Jay. Ciao. Buonanotte. Mi si sono spettati. Che palle, sto dietro tutta sta filara. Stai tranquillo Luca, li superi tutti. Sì. Raffo, siamo ancora in diretta, sì? Sì. Ah no, ok, perché in un'ultima istanza non sapevo. No, ma sono rientrato da parecchio. Okay. Sì. No, è che c'ho talmente tante comunicazioni dentro, fuori, fuori, dentro, fuori. Se, non è Pornhub, signori, volevo dire. No, a fatica, ecco. Ciò che era anche riuscito ad attaccare il software proprio interno della console, tant'è che mi è uscito il messaggio, ehi, prova ad aggiornare la console, ma c'è il software di sistema, ok. C'è dell'impegno nel creare nuovi bug, dai, almeno questo è apprezzabile. Vuol dire che quantomeno c'è qualcuno che lavora. Beh, sì, no, il reparto. Il reparto Bethesda, praticamente, della divisione con le mani. Dai, se ti carri in questo giro, fatemi correre. Ormai abbiamo visto che funziona. Prossima gara la leviamo. Tra l'altro, quale safety car rimessa? Aumentata? No, è standard. E comunque sembra uscire abbastanza spesso. Sì, è abbastanza in linea con la realtà. Vado a ricontrollare, ma sono sicuro che è standard. Mamma, aiuto. Ultimi tre giri dove McLaren possono dire la loro. Infatti subito Giovi all'attacco di Taiosas con Bassoft nuova. Invece Shumi, sì, soft però usurata come quella di Cesco. Difficile per lui attaccare. Giovi praticamente li spinge. Poi intanto serpeggia tra chi è crashato, aiuto, chi non sta in pista, non... si insinua nel dubbio. Io all'esterno della Tusa. No. Vediamo se riesco a fare sta salto a Fort Apache. Cioè, uno stormo di zombie, chiaro, essenzialmente sì. Buonasera Boss Luca, buonasera Luca. Oh.
Guarda mamma come Leclerc. Stava andando bene taglio sasso comunque rispetto a come me lo ricordavo. Bene, sentito in stanza fatto a Te l'ho detto, c'è Luca, che superavi tutti. Ora uno schiaffo in casa McLaren, effettivamente ci si gioca la vittoria vista la penalità di Unlucky Cesco. Purtroppo a proposito di vittoria, un long momentaneamente attardato, una safety car è andata a favore della gara precedente, in questa 2, 3, 4, 8 non hanno aiutato. Con tra l'altro 5 secondi di penalità che pesano sulla sua coscienza, quindi difficilmente riuscirà ad arrivare in una posizione decente. Wow! Oh, signor Flaminio, lei che fa? Non sul tempo finale, proprio sulla coscienza pesano. Non dorme questa notte. Mannaggia quella penalità. Il tempo finale è relativo. Tanto come potete vedere, insomma, prima impressione, una cosa seria. Buon Lopez che è online, quindi ci aspetta anche una serata di Rocket League. Anzi, vi aspetto una serata su Rocket League, sì, sul canale Twitch con Lopez che 88, ma anche domenica prossima, visto che il campionato su Rocket League targato Fit è tuttora in corso fino a metà luglio, se non vado errato, proseguirà. Compromette così Giove la possibilità di sopravanzare Schumacher, uscita dalla tosa tutt'altro che felice. Certo, di Gumma ne ha ancora tanto, ma dovrebbe guadagnare molto, troppo, quelle acque minerali per inventarsi qualcosa alla Gresini. L'ho fatto in maniera egregia, potrebbe lanciarsi, copre l'interno Schumi, nulla da fare, forse in trazione l'uscita dalla chicanna, un po' di difficoltà di nuovo, ondeggiano molto le McLaren. La battaglia per la vittoria, difende l'interno Schumi alla penultima, ancora esterno Giovi, Eila, oh, Eila, Eila Peppa, non è finita la pista, eppure schiaffetto coppino da rientro in pista per Giovi. Schumi quindi vince questa seconda gara su F1-2. Lei ha temuto per il suo deretano alla rivazza, l'ha tenuto per, ha temuto per il suo deretano alla rivazza, e sono arrivata tanto così. Assolutamente no. Non confermo e non smentisco. Ma domanda. Dica. Anche voi avevate un bug all'audio? No, Jacopo ce l'aveva. Io sentivo tutto grattato. Tranne tipo dopo la chicane del tamburello fino alla chicane Villeneuve, quel mini rettilineo era l'unico punto che avevo l'audio pulito. Poi tutto il resto della pista era grattatissimo, che non riconoscevo neanche le marce. Quella è perché non usi la frizione, devi fare la doppietta come con la 500, se no poi il cambio soffre. Jay parlava di un effetto tosa erba, non so se sei simile al tuo. Mi ricordo che anche l'anno scorso c'era un bug del genere, ma a me lo faceva soprattutto in carriera. Comunque le gomme fanno la rossa alla fine. È davvero, cioè, mi sa che c'è un bel solco fra le gomme, secondo me. Magari può anche essere può anche essere il fatto che si sono portate tre mescole con diverse, cioè non so, non mi ricordo come sono state portate a Imola, però magari può darsi che ci siano, che ne so, era la prima del salto di mescola, la prima pista col salto di mescola, e appunto il salto di mescola magari può fare anche abbastanza, non mi ricordo.
o era Australia la prima 4-2-1. Ragazzi, vi saluto. Ci vediamo. Va bene. Ci vediamo per la summer. Ok. Ciao. Ciao. Oh, io direi di andare a Barcellona, vediamo la pista nuova. Sì. Sì. Scusi, signor Lelli. Dica. Le posso dare un consiglio? Dica, dica. Tre puntini su Discord. Tre puntini. E mostra partecipanti senza video, gli togli la spunta, così almeno si vedono di più i faccioni di chi è. Sì, sì, no, quello no, sì, lo sapevo, però era per far vedere che ci siamo tutti, insomma. Gallians, no, Alessandro, scusate, sta gestendo tutta la chat, si sacrifica per te per fare una corretta riuscita della serata, e lo nascondiamo. Non nascondiamo. Forse. Un altro esperimento? Primo piano solo Long, vediamo. Facciamo un altro esperimento? Facci ridere senza i meme nostri. Forse, vai. Esco e vediamo chi diventa host. Vai, vedi un po'. Oh no, Neymar dormi. No, chi è l'host? Neymar dormi. Ok, perfetto, possiamo rifare la stanza. Nessun dormo. Oh no. Allora provate, ma no, se no reinvitatemi. Ma solo che mi rifaccio. Ma veramente hai messo solo il mio faccione? Ciao a tutti. No, comunque mi farei anche vedere, ma la temperatura è talmente tanto alta da praticamente dover abbandonare ogni sogno di gloria già in anticipo. Ma io sono sfatto, c'è l'avvento della PlayStation 4 che butta fuori. Ci metti la pasta là dietro, si cuoce. Attenzione, ho assunto una posa alla Damiano dei Maneschi. Ma... Stavo per dire altro. Domani il boom di spettatori l'abbiamo avuto adesso. Lei l'ha fatta la stanza, Flaminio? Sto facendo un secondo, mi sono andato a un setup anche per la Spagna, vedere se cambia qualcosa. Qua avevamo proposto Miami. Miami? Sì. Va bene, allora facciamo Miami, un secondo. Sevo? Giriamo Miami? No, se siete d'accordo per Miami, va Miami. No, beh, fate come volete, per me è lo stesso. No, a me è uguale. Sono un paracarro a Miami. Giovi dice che è un paracarro a Miami, io confermo Miami. Buonanotte Taglio Sass, grazie. Ciao Taglio Sass. Long, siccome Sevo ti dice che sei bellissimo e siccome dobbiamo monetizzare per insomma, preparare la prossima stagione, fare cose, iniziamo a scrivere i nomi delle sub sulla tua coscia o Luca le braccia esposte. Quindi non... stiamo lavorando per una piscina gonfiabile in casa, ci stiamo lavorando, il costume da banana è pronto, quindi ci siamo. Ho molta paura, ma anche è quella, è il sublime, ecco, nell'arte, quella l'affascinante fenomeno naturale che fa paura, però nella quale sei anche attratto, no? Una tempesta, un disastro, quindi sono sublimato in questo momento da questa sua visione. Allora, è diciamo il content di cui no, ma tanto mi sto aiutando. Ma no, è partita la sessione. Ma voi ma tu non abbandoni. Vogliamo fare il king SEO della stanza che rimane lì, fa le poll, batte la gente. Siamo io, il Sebo e Giovi e Unlucky Cesco contro tutti gli altri. Non credo sia rimasto nessuno di quegli altri. Oppure ricominciano, fanno il giro di formazione, vedono che si girano e abbandonano. Pazzesco. Aspetta che ti invito io, Sevo, ti invito io.
Unisciti a una gara amichevole, partecipa. Comunque, non lo so, ma Miami mi sa molto di Messico 2.0. È arrivato l'invito? Sì, sto arrivando. A me no. È arrivato persino a me l'invito. Questa è crudeltà, comunque. Mi fa caricamento. Ok, ci sono. Partecipa alla sessione. Pazzesco. Ah, eccoci. C'è anche Ezio. C'è anche Ezio. Ezio Auditore. Gran giocatore. Sì, proprio lui. Proprio lui. Ma io direi che prendo. Cosa prendo? Salutiamo Ezio, che probabilmente starà provando Miami per la prima volta. Alza Tauri. Oh, salve Giuseppe, salve, Federico, carissimo. Buonasera a tutti. Metta la webcam per cortesia, così creiamo content. Senti, stai calmo che sono dal cellulare che è pure scarico, quindi... lo metta sotto carica e metta la webcam. Sì, lo metto sotto carica a 4 metri appoggiato perché c'ho quella induzione, quindi no. Venga, su. C'è anche Giuseppe Federico. Io, se mi inviti, arrivo. Sì, ma mannaggia te, tu sei sempre... Ma c'è anche Paolo, io invito Paolo. Allora, il Sero, eccolo lì. Il Sero. Invitato anche Paolo, Perfetto. L'ha tolta la safety car lei, signor host. Adesso la leviamo. Italista piloti. Oh, guarda lì che bel marmo nero. Comunque marmo di Cavava. Comunque lo stabilimento è palesemente a Rocella Ionica. È la nuova sede del FIT nel metaverso. L'ha comprata la Badolato Inc. L'Acme. E tra l'altro non ci possono seguire perché sappiamo in tutt'altre faccende affaccendato dovevano esserci i due tizi, i due mega direttori galattici, però non ci sono. Signor Sevo, lei cosa pensa del mega direttore galattico? Io non penso, è meglio. Ah no? No, ho smesso di pensare da tempo. Abilità lista piloti, sei entrato, sì. Sì, sì. Oddio! Non è entrato Paolo, Paolo. Chiaro segno che non ti vuole. Pazzesco, pazzesco. E invece no. Comunque, se un giorno mi mettete una pista che conosco, non mi offenda, lo dico. Vabbè, ma così almeno inizi a impararle. Sì, ho capito. Mettiti la traiettoria. Ma figurati se metto la traiettoria, siamo all'asilo. Capito? Professore, ecco. Non vado oltre. Io quasi andrei. Sì, ci andiamo. Andiamo. È entrato un contemporaneo di Daniele Play, intanto. Ema Batti 07. Perché? È del magari 2007. 07, magari non è la data di nascita. Certo, le probabilità che lo sia sono alte. Magari dici che 07 sta per luglio. Come, no, ma come il tuo che c'hai 21-10, che è chiaramente la lunghezza.
Palese, no, è l'anno è di 10, nascita. È 10 o 21 la lunghezza? No, no, è 21-10. Ah, 21-10. In micron? No, mi dissocio. Ovviamente. Allora, potrebbe anche essere 2110 millimetri. Beh, che dire. Sì, quelli là però sono quelli che ti entrano dall'altra parte. Ma vabbè. Sembra una buona parola. Ma comunque sono i campi da tennis, ci ho fatto cosa adesso? Cioè, oltre allo stadio sono i campi da tennis a fianco. Io comunque vado di setup del Bahrain che va bene per tutte le piste. Beh, diciamo una buona base. Anche perché è l'unica che ho. Ma scusi, quello di quello di Australia di ieri no? No, perché l'ho un po' modificato e non... sarebbe meglio di no. Quindi Bahrain e passo la paura. Alla grande. Bene, ci sentiamo dopo. Ancora pe. Apra fuoco. Apra fuoco. Vediamo che succede. Io ho tanta paura. Concedetemi un po' di paura. Io ho messo il setup a caso, speriamo che sia buono. Bella l'Alfa Tauri, carina. Tanta roba l'Alfa Tauri, sì. Oddio, ho mancato totalmente il punto di frenata. Non sei l'unico. Oddio. Ah, ho perso il ritmo all'estero, prima di imboccare il curvone a destra. Ma no. Madonna, è strettissimo. E incre quel pezzo là è pazzesco. Follia. Oddio, sembra la pista di Gran Turismo. Quella fatta su Tokyo, sull'autostrada di Tokyo, un certo. C'è una curva. Io non so che tempo ha fatto Cesco, inizio a preoccuparmi. Beh, 28.027. Vabbè, io ho fatto 40. Io non era un gran giro, però va, Io ho fatto 42. Beh, buono, l'hai fatto a retromarcia. Ma io una volta su ste cuffie potevo attaccare due cose contemporaneamente. Sì. Stevo, sei davanti a me. Volevo solamente dire che l'acqua è vera qui, per chi si ricorda, l'acqua qua è vera allo Yacht Club. Adesso. Pensa che io sono impegnato sono impegnato piuttosto a leggere cosa c'hai dietro lo schermo oltre il maiale. Dai va là, andiamo dalla sigla, dai. Giovi dice non vedo i cartelli. Non vedi i cartelli? No. No, io ho imparato altri punti oltre ai cartelli, perché all'inizio effettivamente ero un attimo in crisi anche io. Ma diciamo che secondo me se la si impara la pista, ma adesso io
è una bella pista, io ci ho girato abbastanza ieri, secondo me è bella. Ah, ma come il Certa che i primi chilometri lanci via il pad, il volante, poi una volta che prendi ritmo al 40° giro da gusto, eh. Beh, Sevo, com'è stato il tuo primo impatto su, su Jeddah? Terrificante. Una cosa, cose terrificanti. Vabbè, tanto ci sentiamo fra due minuti quando mi sono schiantato da qualche parte. No. Beep, beep. Davvero impegnativo, davvero. Ah, l'Alfa Tauri fa la pernacchietta. Io vorrei fare un giro, ma Giuseppe Federic mi zigzaga. Fine settimana a Silverstone Vettel farà un historic lap, forse con la McLaren di James Hunt, che è stata avvistata in zona. Ma ho azzeccato la casella di partenza, incredibile. Da 07 in giù è fucsia, 08 è verde e io ho preso il fucsia. Fucsia, allora è quella macchina ferma che va quello lì. Va quello lì. Va, 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 va. Bisogna essere svegli, Giacomino. Basta, questo suono del semaforo. Ecco il problema dell'aria. A me adesso sta facendo. Ma Red Bull che ha cannonato Giuseppe Federico, paura. Io non so da quando gira Cesco, ma va veloce, cioè sembra che conosci la pista a memoria. Non so dirti nemmeno il distacco, perché si è buggato. Cioè non c'è distacco.
c'è solo il simbolo più o meno. Già seguo. Oh no! Sì, il distacco essere tornato. Un minuto e 32 a casa, cosa? Per un attimo ha dato un secondo e due. Non so se fosse reale. Adesso, vabbè, direi che è abbastanza sballato. Beh, qui sfrutta tutta la pista. Non mi ha cambiato la rotta. Ho dato un bacino al muro, non mi si è rotta l'ala. Forse si sono svegliati che quei bacini non si rompe. Hai messo i danni su simulazione? Cesco. Gliel'abbiamo tirata troppo. Ok, adesso gli stacchi sembrano essere tornati ad un livello più o meno realistico, ecco. Aspettiamo il prossimo settore. L'assetto è molto buono. Se impari a guidarlo è buono. Quell'ultimo giro di campionato è interessante. Quest'ultima zona di DRS.
Ariekeme. Sì, che la Shigan all'interno, all'ingresso pit lane. Ah? Cavolo, c'è una cosa diversa, dai, per una volta. Sentire una voce diversa dall'ingegnere in inglese è rilassante, perché ormai mi ero assuefatto, mentre in italiano è uguale. Quando sali su questo cordone interno, se ci sali, la macchina va dritta. Piuttosto salta e va dritta invece che farti la traiettoria piena. Beh, mi si è frizzato il gioco in curva, tutto molto bello. La pista è davvero bella. Se te riesci a T1, sì. Il T1 è incredibile. Se inneschi tutto il T1 col ritmo è da godimento, devo dire. Fuori qua a casa mia sta piovendo, perché arriva un venticello fresco un po' anomalo. Con le cuffie non sento una cippa, però. Quando Google non sta piovendo, poi non so. Google dice soleggiato con 23 gradi centigradi, poi non so quanto possa essere, anche perché c'è no, dice alle 23, quindi non so sinceramente, diciamo che non da pioggia, ecco, mentre fuori da casa mia passa un elicottero. Giovi con la gialla non ancora va quanto me. Mi posso aspettare a fermarmi. Ah, bello, hanno messo, se fai start direttore di gara con L1R1 passi al pilota successivo. Finalmente, ho visto adesso della live, cacchio, finalmente. Quindi la grafica è invasivissima, direi. Sì, quella quando premi quadrato per modificare l'HUD o spostarti su un altro pilota. Quella a sinistra, no, tutto sommato è rimasta lì, forse anche leggermente più trasparente. Il logo in basso a sinistra è molto più grande. È questa che, mamma mia, così è più grande della grafica del dove stanno tutti i nomi e i tempi, sia più alta che più larga, mamma mia.
almeno di adesso che siete in 12 è più alta. Prima andavate 20, ovviamente quella era, riempiva tutto fino alla fine. La cosa interessante è che c'è una parte ipertecnica per quanto riguarda il ritmo e la velocità, una parte ipertecnica del lento, cioè devi stare attentissimo. Minchia, la rossa è calda dopo il T1 qui. Appena dici il T1 è pronta. Ecco perché Leclerc non ha strappato con la gialla, cioè con la bianca. Appena finito il T1 è iniziato a tirare, ma al T1 la rossa era pronta. Delle temperature se vanno sulle rosse come carico qui sul T1. No, classico delle gomme da 18, è difficile farle andare in overheating, magari poi col carico di benzina del 100 è diverso, ma vedremo. Quel parte dell'audio è durato fino all'uscita di curva 1 dopo il via, è andato via. Era quel seghetto che diceva J-Sport. Io provo a rientrare, vediamo se si bugga. Vedi un po'. Come si dice, proviamo tutto il contrario di tutto. Ok, è entrato.
pista è bella bella, poco da dire. L'ambiente è incredibile. Sarà curioso vedere come gestire la batteria, perché la ricarica è lenta, 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 lenta. Io adesso sono passato sul traguardo con 18. Adesso faccio un giro senza usarla e vediamo che succede. Sì, ma ho letto oggi che quando giochi online la ricarica è lentissima e non si capisce se sia un bug o meno. Ho notato che è lenta pure offline. Sì, però di meno. Non lo so, io avevo la macchina, diciamo, della modalità carriera, la mia scuderia era lenta uguale. Boh, a me ieri che provavo con Long mi si caricava del 40%, 50% in un giro. Online dicono che ci vogliono anche 20 giri per ricaricarla tutta. Probabilmente varia anche da circuito a circuito. Sì, circuito più provato tu ieri. Immagino che Luca ieri fosse in Bahrain. Non so voi. Cioè, cosa c'ha il 24 adesso? 23. Ero passato a 18 sul traguardo. Ricaricato il 6%. Sì, cioè dai, in carriera non si carica del 6%, in un giro si carica molto di più. A meno che non l'hanno fatta apposta per evitare quelle gestioni di gara che tanto c'ho sempre sorpasso. E allora più parsimoniosa. Oh. Miami, oh, io quando sono rientrato non mi ha fatto riprendere la macchina, ma ha detto che dovevo assistere in modalità spettatore. Quindi se andavi su, sceglievi la tua macchina, non ti faceva, non ti scriveva prendi il controllo? Non lo so, io ho fatto solo rientra e mi ha detto no, devi andare perché non hai fatto la procedura allora. Ah, quindi devo andare sulla selezione auto e rimettermi quella di prima. E ti fa prendi il controllo, sì. Ah, ok. Prova ad andarci, che forse te lo fa ancora fare perché non ancora arriva. Vedi se ti fa prendi il controllo, beh, è quasi arrivata. Ma è arrivata, non te lo farà fare. No. Vabbè, proverò dopo. Tanto. Praticamente tu potevi andare su un menu spettatore. Mamma mia, è enorme, è una roba indecente sta roba.
dal menu spettatore vai su, ti esce l'opzione aggiuntiva sotto tutte quante, che è prendi il controllo della tua. Ah, ok, dopo provo. Sì, sì. Bene, dai, almeno un giro a Miami sono riuscito a farlo senza che qualcuno mi spaccasse qualcosa. Sono molto contento. Mica? Assassino. In quel centro? In quel punto, ai 100 metri dell'ultima curva, te sei andato dritto. Hai frenato almeno ai 200. Almeno. Ma che cosa stai dicendo? Sono arrivato lungo e tu sei andato dritto. Sono andato dritto perché ho mollato i freni quando ho detto tanto ormai lo prendo, quindi... Ma io non ho neanche superato la prima curva perché è arrivato uno dritto senza frenare, ma ha preso in pieno. Ah, ho visto, sembravi tu ieri sera quando hai sezionato. Esatto, uguale. E invece di premere sul pedale del freno ha premuto la frizione, ha fatto boom, dritto dentro il trapiloto. Allora, ma che dire, senza allenamento già fare un 31,8 quando Giovi ha fatto 31,2 ci può stare. Quindi devo ancora capire dove sono. Direi che con la live ci possiamo fermare. Abbiamo sì, verso le 2:15, abbiamo scavalcato la mezzanotte, dai. Ci possiamo fermare qui. È stato un primo impatto, più o meno positivo. È stato un primo impatto. Prossimo appunto, sicuramente, ovviamente, si tornerà, si proseguirà il Cerfono 22 nel 4 luglio, nel 4 e 7 luglio sono previste due social, poi nella settimana successiva dovrebbe ripartire anche con la Summer, Australia, Yas Marina e poi probabilmente un ultimo round, quasi sicuramente, io credo, o Miami o Spagna, insomma qualcuna di queste piste aggiornate. Cosa vuole? Cosa? Messico! Che fatica. Abbiamo piste nuove, tracciati aggiornati. No, non messo, niente. Massivo dov'è? Nella galleria del vento? Sì. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione. Io al solito vi invito ad andare sul sito www.formulatenting.com, anche perché lì c'è anche, ci sono anche gli aggiornamenti, i vari link per seguire le partite del campionato su Rocket League, FIT Rocket Summer League 2022, quindi ci sono tante cose, i vari social per guardare, rimanere sempre aggiornato sugli spostamenti, i movimenti del bel volto di Luca Flamini. Un poco triste adesso. No, l'altro sta dormendo, sto guardando Long che sta dormendo, sta commentando sul volante. Va bene, dai, grazie a tutti, chi c'è stato, chi ci ha seguito, chi no, ciao. Che ciao, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao a tutti.